innanzitutto chiarire cosa intendiamo per sostenibilità, perché è importante parlare di sostenibilità anche nel mondo del lavoro, delle imprese, del business e in particolare nelle tecnologie. Vi spiegherò brevemente che cosa faccio, insomma, cosa consiste il lavoro del manager della sostenibilità e vedremo infine come le biotecnologie possono in realtà contribuire al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. In realtà sono tantissime le cose che voglio dire, spero di riuscire a concentrarle nel tempo a mia disposizione. Quindi iniziamo con una domanda facile e difficile allo stesso tempo. Che cosa sono? Cos'è la sostenibilità? Qualcuno vuole sbilanciare, nel senso, è un termine che sentiamo, ne penso di parlare anche prima nella presentazione di Maurizio, se ne sente parlare tutti i giorni. Qualcuno mi può dare una propria definizione di sostenibilità? Qualcuno se la sente? Come li conserviamo inizialmente? Dove mettono il computer prima di vendercelo? In un bel sacchetto, nel pluriball? Insomma, il packaging è un po' ubiquitario, sta aumentando tantissimo nella nostra società l'utilizzo di packaging, perché siamo sempre più abituati a confezionare il cibo, a prendere monoporzioni, a farci portare a casa da Amazon, qualsiasi altro venditore online, qualsiasi prodotto, e quindi a Tizio o a Caio perché sono miei amici, ma non solo, telefono a Tizio o a Caio perché sono miei amici e so che stanno lavorando su quel progetto e so che io ho un progetto sinergico con loro, probabilmente se collaboriamo, e da qui nasce l'idea della collaborazione scientifica, potremmo andare molto più velocemente sul nostro progetto, cioè si dà un boost al progetto. Il progetto di ricerca, anziché metterci 10 anni per arrivare a capire come fare a fare un allo trapianto, ce ne mette 2. Ok? Per quanto riguarda la Toscana, invece, c'è una forte tradizione pluricentenaria per quanto e le piante riescono a crescere grazie alla nebulizzazione dell'acqua sulle radici e all'uso automatico delle luci LED. Delle valorizzazioni più recenti, per esempio la produzione delle proteine sia dalle luci sia di arancia, degli agrumi, che di mela, che in alcuni paesi sud mela è prodotta in grandissima quantità. Questa è prodotta su scala industriale sin dagli anni 30. Appunto a partire da questi scarti, per cui se conoscete qualcuno che dice, che fa le marmellate, dice no, ma le mie marmellate sono senza pettina, tranquillizzatelo, perché le pettine comunque sono di origine naturale tutte. E sono di strato e le abbiamo messe in maniera frammentata sia per lì. Poi 5 ml di buffer e 100 microlitri di preparato enzimatico. In seguito a fine giornata abbiamo aggiunto all'altra metà altri 100 microlitri di preparato enzimatico, mentre nell'altra metà B abbiamo aggiunto altri 4 striscette di carta da cucina. Ora la mia compagna vi illustrerà i risultati della prova. Allora, io sono Claudia Miduri e spiegherò appunto i risultati. Allora, nella provetta A contenente più preparato enzimatico, quindi 200 microlitri, abbiamo ottenuto una resa di glucosio dell'82%, quindi in linea con i principi teorici. Nella provetta B, invece contenente più substrato ma meno preparato enzimatico, abbiamo ottenuto una resa del 56%, quindi un valore piuttosto basso. Inoltre, confrontando i risultati con il gruppo 1 e 2, la provetta A, abbiamo notato che a parità di condizioni di partenza, aggiungendo preparato enzimatico a distanza di qualche ora, quindi seguendo la tecnica fed batch, si ha un aumento della resa, in particolare dal 76% all'82%. Quindi abbiamo provato a ipotizzare che anche in un ambiente industriale, utilizzando la
tecnica Fedbert si possa avere una resa superiore rispetto a, a un, a non utilizzare, esatto. Perché appunto con la tecnica Fedbert si mantiene l'attività degli enzimi più efficiente per un tempo più prolungato. Tuttavia, bisogna tenere conto anche del fatto che, specialmente nelle prime 24 ore, le condizioni sperimentali non influenzano molto il risultato, poiché la velocità di idrolisi degli enzimi è indipendentemente molto elevata e quindi non è particolarmente.